ALB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia, buongiorno, sono Edoardo Meruca, c'è Simona Gambaro, buongiorno. Buongiorno. E come spesso accade, purtroppo, riproponiamo una intervista che se non fosse per un motivo squisitamente cronologico avreste con ogni probabilità già sentito. Sì. Perché quando ascolti determinate notizie con una frequenza così assidua dimentichi anche se una notizia, non riesci a percepire se è una notizia del giorno o del giorno prima. Esatto. E qui tutti i giorni parliamo di questa cosa, ci sono altre vittime sulla strada statale 106. Altre e ancora due. Altre due, sono due ragazzi che hanno sbattuto uno contro l'altro. Sì, 22 e 25 anni. Una carneficina, ne parliamo con Fabio Pugliese, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi di RLB e radioascoltatori. Noi purtroppo registriamo questa ennesima purtroppo notizia che non vorremmo sentire. Io innanzitutto permettetemi questa volta di iniziare rivolgendo davvero le sentite sincere e profonde, commosse condoglianze alle famiglie di queste due giovani vittime. Debora di 21 anni, una ragazza dolcissima, mite, di bellissime speranze, e Vittorio di 25, un ragazzo il cui profilo che ci è stato tracciato dagli amici è veramente di un angelo, un ragazzo meraviglioso, un grandissimo lavoratore che proprio ieri era sulla 106 per lavorare. Di domenica, lo ricordiamo. Di domenica perché praticamente lavorava per conto di un caseificio e con il suo furgone stava facendo il giro domenicale per la distribuzione dei latticini. La mamma di questo ragazzo di Stilo, sì, quando gli uomini della Benemerita, dell'Arma dei Carabinieri, noi ringraziamo le forze dell'ordine perché sono l'unico stato presente sulla 106 e meritano un applauso, i primi ad intervenire, gli ultimi ad andare via, e spesso hanno anche l'ingrato compito, come è successo, esatto, ieri, di andare dai genitori e di annunciargli che il loro figlio purtroppo è morto. La mamma di Vittorio è subito sentita male, dovuta intervenire l'autoambulanza. Quindi noi rivolgiamo a queste famiglie veramente straziate dal dolore le nostre condoglianze e la speranza che questi due angeli da lassù possano aiutarli a superare un dolore che, credetemi, difficilmente supereranno. Poi ci sono i numeri, quelli che diceva io, Simona la ricordo bene, anche perché ormai l'ho memorizzata, l'altro nome non ricordo. Edoardo. Però come diceva Edoardo, l'altro elemento è la frequenza. Questi due giovani ragazzi sono rispettivamente l'ottava e la nona vittima della 106 nel 2016. Significa che in media ogni 15 giorni c'è un incidente su questa strada. E rispetto a questo, guardate, noi possiamo fare due valutazioni. Una superficiale, banale, di pancia, io direi populista, consentitemelo, cioè la velocità. Rispetto a quello di ieri, per esempio, più di uno mi ha confermato che c'erano problemi relativi al manto stradale, piuttosto che questo, anche questo, ma in particolare le condizioni oggettive della strada. E l'altra invece lungimirante, secondo me, quella che serve è iniziare a capire che non è più tollerabile pensare ad una Calabria. Posso dire una cosa? Strade come queste. Vorrei dire una cosa. Allora, noi per qualche tempo, perché naturalmente io non sono un tecnico, poi dopo chiedo scusa a chiunque se dovessi sbagliare. Però mi pare di aver capito che molti tra questi incidenti di cui diamo notizia, moltissimi, sono relativi o a delle automobili che vengono investite perché svincolano, perché questa è una strada che è piena di intersezioni, no? Ci sono tutti questi accessi, sì, di stradine interpoderali, o addirittura ci sono degli incidenti frontali. Nella maggior parte dei casi gli incidenti capitano o in uno o in un altro modo, cioè tra questi due sono quelli che danno maggior tipo di problematiche. Allora, noi a Cosenza abbiamo avuto qualche tempo fa delle problematiche simili, per esempio nella rampa d'accesso autostradale di Cosenza Su,
sud, ma anche in delle strade interne, per esempio un tracciato interno della strada statale 19 bis si chiamava, non c'era una divisione tra carreggiate. Esatto. E quindi in fase di sorpasso si invade spesso. Spesso si invadeva, per esempio, nella rampa d'accesso, fin quando poi dopo hanno detto basta anche alle morti sulla rampa d'accesso dell'autostrada, è morto un ragazzo, un poliziotto. Insomma, finalmente hanno deciso di mettere un guardrail, una barriera tra le due carreggiate. Ora, se non ci sono i soldi per fare questa strada nuova, perché non ci sono i soldi, come si fa? Non si potrebbe cercare di spingere almeno in questa direzione, perché mi sembrerebbe un impegno economico di una entità minore. Possibile questa cosa? Dico un'eresia? Scusami, Allora, no, noi, guardate, abbiamo una grande ambizione, la nostra associazione lotta per l'ammodernamento della 106, vogliamo una strada a quattro corsie che spazzicasse così in là. Però siccome non viviamo su Plutone e sappiamo che i soldi non ci sono, diciamo anche che subito vogliamo una messa in sicurezza, quindi una messa in sicurezza subito e ammodernamento domani. Okay. Ora, il punto qual è? È che per messa in sicurezza, tu hai fatto un esempio già dispendioso, i guardrail, noi invece diciamo un'altra cosa, basterebbe semplicemente per ridurre in modo consistente le vittime sulla 106, andare sui rettilinei più pericolosi, dove ci sono di norma quei 4-5 svincoli abusivi e fuori norma, e mettere un autovelox fisso. Perché nel momento in cui tu metti l'autovelox fisso, sei in automatico. Le persone rallentano. Purtroppo è un deterrente. Molto, allora, sì. Il problema qual è? Il problema qual è? È che basta poco, davvero basta poco, però basta volerlo. Invece noi abbiamo una politica veramente disattenta, totalmente disinteressata al problema, e questa poi va a determinare per quello che noi diciamo e di cui siamo convinti, e cioè che lo Stato assassino uccide i calabresi sulla 106. Va bene. Ci dispiace, punto di vista. E ci dispiace che le nostre istituzioni poi intervengano soltanto per dare gli attestati di commozione, dolore, solidarietà e quant'altro. Va bene, grazie. Ti ringraziamo. Siamo Fabio, come sempre. Come al sempre. Grazie mille. Una buona giornata. Grazie a voi come sempre. Grazie. Buongiorno. Buona giornata.